Ilaria Puglia del Napolista. Ciao Ilaria, ben ritrovata con noi, Ciao, come stai? buonasera a tutti, tutto bene, buonasera. Allora, beh, ti presento anche chiaramente Ciro Gaipa di Ciao Napoli Calcio Ilaria. News Ciao Ciro. e anche Federico Mancini, co-conduttore di questa trasmissione. Ciao Ilaria. Ciao. Allora, cara Ilaria, inizio io per primo, poi chiaramente anche Ciro e Federico ti faranno delle domande. Allora, Napoli Frosinone, Sarri vuole tenere tutti sulla corda, sull'attenti. Fa bene, no? Immagino. Fa bene, fa sempre bene l'allenatore fare così. E Napoli Frosinone è una partita importantissima, io non sono assolutamente tranquilla come vedo che sono tutti, io sento un clima troppo sereno, io non sono mai serena, credo di non essere mai stata serena seguendo il Napoli, è comunque una partita in cui ci vuole una grandissima concentrazione e un grande impegno per finire bene questo splendido campionato. E beh, sono d'accordo con te. E poi c'è anche Mister Dica 33 che vuole invece passare a 35. Sì, e ce lo auguriamo tutti perché insomma, il campionato di Higuaín è stato un campionato meraviglioso e comunque si merita tutto, si merita assolutamente una fine degna di un campionato bellissimo. Higuaín in campo è splendido, quindi già solo vederlo in campo e fare quelle magie che fa è bellissimo. Beh, decisamente sì, poi anche i compagni hanno contribuito, magari anche 36, perché no? Sarebbe anche Magari, sarebbe sì, magari. opportuno. Anche perché, sì, anche perché insomma, quelle 3 giornate di squalifica chiedono proprio vendetta, no? Da questo punto di vista. È un gran peccato quelle 3 giornate, poteva eguagliare o superare subito il record, in men che non si dica. C'è anche il buon Federico che ti vuole fare subito una domanda. Sì, Ilaria, ciao. Ciao. E volevo sapere da te un attimino, visto che parliamo dell'ultima di campionato e quindi siamo tutti in attesa di questa partita, in un clima prospettico volevo un attimino un riassunto, cioè secondo te quali sono i ruoli dove il Napoli deve migliorarsi, parlo anche della formazione titolare, oltre chiaramente alla panchina che è venuta meno in alcuni momenti in cui diciamo serviva un giocatore come Zaza che facesse gol nei momenti più opportuni. Ecco, che miglioramenti pensi si debba, diciamo, dove bisogna intervenire, in quali ruoli? Guarda, io credo che il Napoli sia una squadra molto forte, a me sembra in tutti i ruoli, un po' meno in questo periodo è venuto un po' meno Reina, nel senso che è un po' sceso il suo livello di portiere, ma comunque non Ecco. credo insomma, che sia rilevante, no? Non penso ci occorra un rinforzo come portiere, penso che però occorra sicuramente un cambiamento di mentalità, questo sì. Cioè, bisogna andare alle partite importanti con una maggiore convinzione, ma è anche un problema di ambiente, cioè bisogna arrivare meno carichi forse sai, di aspettative, di paure, occorre essere più maturi. Quindi l'unico cambiamento che ci vuole secondo me è un cambiamento a livello psicologico, a livello di testa. E penso che Sarri l'anno prossimo potrà fare grandi cose, questo era un anno comunque di rodaggio, il primo anno di Sarri veniva comunque da un ambiente completamente diverso, da una squadra completamente diversa. Ha fatto credo tutto quello che poteva fare, anche più di quello che poteva fare. Adesso bisogna fare un passo avanti come mentalità. Come ruoli non credo, io non sono mai stata una tanto fautrice del mercato, cioè veramente penso che il Napoli sia fortissimo a livello di giocatori, molto molto forte. Beh, d'altronde la seconda piazza testimonia questo. Vabbè, poi c'è quel rammarico primo posto, però poi effettivamente il Napoli deve ripassare su qualche deve ripassare un pochettino qualche libro diciamo di almanacco, ecco, per fare, ecco, appunto la storia per quanto riguarda il futuro. C'è anche qui il buon Ciro Gaipa di Napoli Calcio News che vuole farti subito una domanda. Sì, Lara, volevo chiederti una domanda secca. Ieri Arrigo Sacchi, parlando sulle colonne del mattino, ha detto che secondo lui Insigne deve cambiare aria per trovare continuità e per diventare il campione che invece ha solo dimostrato parzialmente di essere a Napoli. Sei d'accordo con queste dichiarazioni che mi sembrano sinceramente anche un po' fuori luogo alla vigilia di una partita così importante? Deve cambiare squadra per cercare di diventare un campione, cosa che invece ha dimostrato solo parzialmente a No, ma per Napoli. carità, assolutamente no. Insigne, guarda, forse tenta solo a volte di un po' di protagonismo, ma Insigne secondo me anche lui ha avuto una crescita straordinaria quest'anno con il Napoli. È una cosa, no, è una brutta considerazione alla vigilia di una partita così importante, ma è proprio una brutta considerazione in generale. La squadra di Insigne è il Napoli, deve rimanere il Napoli, assolutamente. E anche lui, insomma, ma io capisco che per un giocatore napoletano
c'è anche una pressione maggiore, no? Sente di più forse alcune partite, quindi è chiaro che è un aspetto psicologico anche quello di Insigne da migliorare, ma credo che insomma nessuno può negare la crescita di Insigne e l'importanza che ha Insigne nella nostra squadra. Beh, soprattutto poi anche a livello tattico è cresciuto davvero tantissimo, ecco. Sì, ma poi ha ancora dei grandi margini di miglioramento e secondo me Sarri può fare un grande lavoro con Insigne, assolutamente. È solo che ovviamente un giocatore, un calciatore napoletano nel Napoli forse ha sempre più difficoltà, in fondo storicamente è sempre stato così, no? I napoletani hanno sempre subito di più come pressioni da parte del pubblico in generale, sentono una carica in più e questa bisogna imparare a gestirla, l'emotività in campo è importante gestirla per dare il massimo. Sono pienamente d'accordo. Ilaria, io ho una curiosità, io ricordo che sei una persona da stadio, ma quindi domani ci sarai, no, per tifare gli azzurri al San Paolo? No, non vado più allo stadio. Ah, ok, ti sei poltronizzata quindi? No, non ci vado più, no, per un problema organizzativo familiare, mi sarebbe piaciuto tanto esserci domani, ma alla fine mi sono ridotta troppo tardi nell'acquisto dei biglietti, domani lo stadio sarà pieno, quindi confesso di non avercela fatta, avrei portato volentieri i miei figli che me l'avevano chiesto, l'anno prossimo riprenderò, poi sai cos'è, quest'anno non ci sono mai andata, quindi anche un po' per scaramantico. Ah, ok, ma allora ho infranto un dogma scaramantico. Sì, per il bene della squadra è meglio che sto a casa. No, dai, assolutamente, anzi, diciamolo assolutamente che anche tu quando andavi allo stadio il Napoli in epoca mazzarriana andava benissimo e sì, beh. Sì, andava bene, no, non ho mai avuto problemi in questo senso, però sai, comunque la scaramanzia c'è e quindi si cerca di rispettare tutti i riti, le posizioni, l'abbigliamento, insomma, quello che fanno tutti i tifosi napoletani lo faccio anch'io. Decisamente. Ilaria, ci arriva una domanda da un nostro ascoltatore e ti chiede torniamo un attimo su un aspetto più che altro un po' più tecnico, un po' più tra virgolette sofisticato, ma non troppo, anche perché l'amico ci fa in parole povere, chiede, ecco, per in sostanza per la vittoria del campionato cosa manca? Le strutture, i giocatori, ci hai detto non ti interessa più di tanto il calciomercato, quindi qual è l'ultimo step da fare? Ammesso che sia così semplice saperlo, poi secondo me ci vuole una società più forte dal punto di vista della comunicazione, dal punto di vista della presenza, dal punto di vista proprio di soci. La nostra società è comunque una società ben strutturata e forte, ma non siamo ancora a livello giusto. Ci occorre una programmazione diversa, occorre un progetto diverso. Il progetto del Napoli esiste, l'abbiamo visto, è sicuramente una squadra che è cresciuta tanto. Non voglio pensare a strutture, al famoso business plan di Benitez. Ho certo. Capito che alla fine questo a Napoli non è possibile realizzarlo forse. Però quello che dicevo prima, occorre un cambiamento, cioè noi dobbiamo essere consapevoli come squadra ma anche come città della forza che abbiamo, cioè il problema del Napoli è il problema anche di Napoli, cioè noi arriviamo ai momenti più importanti carichi della forza e del nostro orgoglio che però non riusciamo a finalizzare, quindi a dargli una strada positiva, come devo dire, una dimensione da grande squadra, da squadra matura. Cioè noi quest'anno abbiamo fatto il gioco secondo me più bello del campionato, è stato un gioco meraviglioso, guardare il Napoli giocare era un incanto, sia che si fosse tifosi del Napoli che non si fosse. Di fatto non abbiamo vinto il campionato, quindi serve forse sempre essere i più belli, ma occorre anche essere i più cazzimosi, sottomorta, insomma quelli un po' più scaltri, un po' meno sprovveduti, ecco. Ecco, quindi diciamo meno belli e più concreti. Sì, più concreti, noi abbiamo perso tante palle, abbiamo buttato tante palle quest'anno, no? In tutte le partite ci capita di buttare via un sacco di palle che potrebbero essere finalizzate, quindi dobbiamo essere più presenti in campo con la testa. Io sono sempre stata convinta del fatto che il calcio sia soprattutto una questione di testa e nel Napoli questo conta tanto. Decisamente sì. Ilaria, io prima di salutarti, se hai dei saluti da fare, io te li lascio fare in massima tranquillità. No, io saluto tutti gli ascoltatori e voi che mi avete ospitata, è sempre un piacere, quindi vi auguro, faccio in bocca al lupo per tutti. Grazie. Bene per sabato, per domani. Speriamo bene, veramente. Anche per festeggiare al meglio. Ilaria, grazie di vero cuore e alla prossima. Ciao, ciao Ilaria. Ciao a tutti, buona serata.